logica con cui l'Unione Industriale è sempre stata molto attenta ai temi del rapporto scuola-lavoro. Noi ci abbiamo sempre creduto, come lo diceva anche Porzio, abbiamo questo ufficio di alcune persone che sono dedicate full time ai rapporti tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, punto. Quando è uscita ovviamente la legge, ovviamente abbiamo consolidato quello che avevamo già fatto in tutti questi anni, quindi i rapporti con l'ufficio regionale scolastico erano tutti spianati e abbiamo fatto una logica di intensificare quello che avevamo già fatto a suo tempo. Abbiamo fatto attraverso un accordo che formalizzasse tutta l'attività che dobbiamo fare, sensibilizzando da un lato le nostre imprese, il maggior numero delle nostre imprese che potessero ricevere i ragazzi e poter svolgere l'attività di alternanza scuola-lavoro. Dall'altra, nel motivo del corso, di non essere soltanto le nostre decine di imprese sensibili a ricevere dentro le loro aziende i giovani, ma di fare un percorso comune. Il percorso comune è tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, e abbiamo pensato che potesse essere un lavoro comune anche con i manager che sono nelle nostre imprese, e di qui è nata l'opportunità di avere un corso finanziato da fondi recenti, in modo, posso dire, un po' sperimentale, perché credo che sia il primo in Italia, di mettere insieme manager del mondo della scuola e manager del mondo delle imprese, che sono quelli che devono entrare in una logica di comune linguaggio, di comune conoscenza delle esigenze, dei problemi che ci sono negli utenti di questo sistema, per poter svolgere davvero in modo migliore interpretare in modo migliore questa legge. Per noi abbiamo, come posso dire, lo dico da tanti anni, ma la logica con cui noi ci muoviamo è anticipare l'incontro dei giovani col mondo del lavoro. Anticipare il più possibile l'incontro tra il mondo del lavoro e i giovani, che comincino ad avere, dare delle opportunità ai giovani per cominciare a conoscere ed entrare nella cultura del mondo del lavoro. E chi meglio dei manager del mondo delle imprese e i manager del mondo della scuola sono in grado di poter offrire e cominciare a capire e ad andare sulle stesse logiche, sulle stesse criteri, sullo stesso linguaggio. Ed è nato questo corso perché questo credo che sia importante: cominciare, se vogliamo interpretare bene, e che non venga vissuto invece dalle imprese come un peso di ricevere questi ragazzi all'interno delle aziende, ma essere vissute come una collaborazione e soprattutto guardare al futuro. Questo è l'obiettivo, e io ho iniziato con questo saluto molto breve, ma mi fa poi piacere conoscere quelli che sono i risultati di questo lavoro, che è stato ricco, credo, spero che abbia portato sia ai manager delle nostre imprese, sia ai manager del mondo scolastico, ovviamente, i risultati per cui noi abbiamo costruito questo progetto insieme.